Se entriamo in quello che è il merito di questa mattinata, potremmo anche dire che online TV is hot, è molto calda la situazione dal punto di vista delle nuove televisioni. Pensate che il report di Dow Jones Venture One negli Stati Uniti riporta che il 95% degli investimenti, cioè la crescita degli investimenti da parte dei venture capital negli Stati Uniti, ha raggiunto praticamente il 100% rispetto agli investimenti su piattaforme, nuove start-up dedicate a piattaforme televisive. Inutile dire YouTube, che è stato il fenomeno forse più eclatante da questo punto di vista. I consumatori americani dichiarano di guardare regolarmente i video online. Nel frattempo, i più importanti aggregatori e portali raccolgono video ogni giorno e li disseminano, ma la cosa più interessante è che la gran parte di questi video sono user generated, sono fatti dai consumatori, sono fatti dalle persone che oggi hanno moltissimi strumenti a disposizione che social network, comunque il concetto di Web 2.0 ha portato da un anno a questa parte. Per gli italiani pensate che la situazione è ancora più hot. Il 45% dei consumatori nel nostro paese connessi a banda larga dichiara di guardare i video online. E tenete conto che questo è un fenomeno che si è appena affacciato nel nostro paese, stiamo parlando di forse neanche un anno di storia, quindi sono molto curioso di vedere la prossima wave della ricerca di Rischio di Media che cosa racconterà in questo senso. È un numero molto importante. Gli editori come si pongono nei confronti di questa rivoluzione che il video sta generando su queste piattaforme digitali? Molti stanno iniziando a scoprirne le potenzialità, non tutti, ma molti sicuramente non stanno alla finestra, non stanno per la finestra. Certo, siamo in una situazione dove è importante individuare il nuovo business model, imparare a gestire al meglio la catena del valore, perché ci sono ragionamenti e considerazioni importanti da fare a questo punto, legati sempre alla protezione dei costi di produzione dei contenuti video, che grazie alle tecnologie digitali generano maggiore efficienza, allo sfruttamento delle nuove opportunità che le piattaforme TV promettono, queste piattaforme digitali. Entrare in contatto efficacemente con nuove masse di nicchie, pensate al concetto di long tail, masse di nicchie di consumatori, con un'offerta estremamente personalizzata in termini di contenuti. E offrendo peraltro loro strumenti semplici per incentivare la produzione individuale. Ancora una volta il user generated content sicuramente è un fenomeno molto importante che farà da driver al mercato di anche al mercato degli investimenti digitali. E gli investitori digitali non sappiamo ancora quanto quantomeno, sappiamo che ci credono, che sono disposti a entrare in questa nuova rivoluzione delle piattaforme digitali interattive. Bisogna vedere ancora una volta come, in che termini e con che velocità. Certamente queste piattaforme contribuiranno alla crescita degli investimenti digitali. Pensate che negli Stati Uniti ormai il 25% della torta dell'investimento pubblicitario interattivo, dei formati utilizzati sono formati video, e anche una volta il fenomeno è recente, è da un anno che c'è la possibilità di investire in formati televisivi.